Restando in tema di sviluppo sostenibile, dobbiamo dire che moltissimi paesi al mondo sono orientati verso la creazione di progetti e di tecnologie che rispettino l'ambiente. In particolar modo, le industrie sono invitate a creare dei materiali facilmente riciclabili e non inquinanti. Noi siamo andati a Bergamo, nei laboratori della Italcementi, che svolgono una ricerca innovativa nella produzione di materiali. Dopo ci rivediamo qui per vedere come danza e tecnologia riescono ad unirsi, regalando sicuramente moltissime emozioni. È stata una sfida lanciata agli inizi degli anni 2000 dal nostro vertice aziendale, proprio quella di creare con il tempo una linea di innovazione nel cemento. E poi progressivamente arriviamo all'effetto della luce sul cemento trasparente, quindi passaggio di luce che permette un'illuminazione naturale all'interno della casa, permette anche però di avere giochi di luce che esteticamente importanti. L'unica strada alternativa non poteva che essere quella di inserire degli elementi trasparenti secondo una determinata distribuzione nel manufatto stesso. Il cemento trasparente è composto da materiali organici e inorganici. Abbiamo utilizzato un particolare tipo di cemento, un cemento ad altissime resistenze, sabbie selezionate di varia natura e soprattutto anche delle altre sostanze che sono delle fibre che vengono aggiunte come elementi di rinforzo. L'effetto di trasparenza è dato soprattutto dalle materie, dalle resine che noi introduciamo all'interno. Possono essere oggetti come questi, quindi preformati, oppure resine miscelate opportunamente. E poi il tutto, addizionato con acqua, viene miscelato. E questo è pronto per essere versato nella cassaforma per ottenere il prodotto finito.